Sì. Buonasera a tutti, ciao. Iniziamo subito. Oggi, visto che siamo a maggio e visto che fra un po' faremo la nuova marmellata del nuovo anno, ho pensato di fare una crostata con la marmellata, con la confettura di ciliegia. Così consumiamo la confettura che abbiamo già pronta dell'anno scorso, la usiamo per fare una crostata. Allora, io farò una crostata con una frolla all'olio extravergine di oliva. Gli ingredienti sono due uova, lo zucchero, 120 g di zucchero, 330-340 g di farina, un cucchiaino di lievito per dolci e la confettura di ciliegia, quella che ne servirà, ora vi dirò. Allora, e qui ci sono 120 ml di olio che ho messo già nella ciotola. Iniziamo? Ok, allora, alle uova, che sbattiamo leggermente, all'olio aggiungiamo le uova, leggermente sbattute, così. Andiamo a mescolare. Questo non ha bisogno né di planetario, né, si realizza con un semplicissimo cucchiaio di legno. Aggiungiamo lo zucchero. Io sto utilizzando lo zucchero semolato. Se volete potete utilizzare anche lo zucchero di canna. Così come per la farina, io sto utilizzando la farina bianca zero. Voi potete utilizzare la farina integrale. Fai vedere come viene, per favore. Niente. Ora aggiungiamo la farina alla quale sto aggiungendo un cucchiaino di lievito. Si vede? Fai vedere. Aggiungo un cucchiaino di lievito. Sì, aggiunge. Sì. Mescolo bene e aggiungo Si mette poca. nella farina. Sì. E aggiungo, potete aggiungerlo anche alla fine. E aggiungo poca alla volta la farina al nostro composto, così, e sempre mescolando col cucchiaio di legno. Beh, raccontate come sta andando questa fase 2 nel frattempo che io faccio la frolla. Siete usciti? Grazie a te, dopo 2 mesi è uscita, è stata Mesi di fermata. più, io dal 6 marzo. È stata fermata dai vigili. Sì. Alla mia prima uscita mi hanno fermato i Tutto vigili. Sì, tutto a posto. a posto, tutto regolare. Avevo l'autocertificazione e comunque avevo un motivo valido. Patente, libretto, cintura, Avevo un motivo valido per mascherina. uscire. Aggiungo ancora la farina e me ne lascio un po' perché la quantità di farina dipenderà dalla grandezza delle uova. Come vedete, già si sta formando la nostra frolla. Ne aggiungo ancora un po'. Non lo so se la aggiungerò tutta. Adesso comincerò a impastare con le mani perché non riesco a sentire la consistenza. Come vedete è velocissima, facilissima, soprattutto non contiene burro, è fatta con l'olio. Io ho usato l'olio extravergine di oliva, però come sempre vi dico, fate a seconda dei vostri gusti e quindi se l'olio extravergine di oliva vi sembra troppo pesante, utilizzate l'olio di semi. No, che sto facendo? Non mi voglio sporcare le mani, però lo devo fare. Non credo ci siano domande, perché è così semplice. Aggiungo ancora,
Forse ne avanzerà solo un po' di farina. Ora vediamo. Allora, io quando faccio la crostata con la confettura di ciliegie, preferisco farlo un po' più morbido. Ciliegie riconversano, no? Sì. Bio, chilometro sotto zero. Sono le ciliegie del papà di regista. È quasi pronto. Ora, per farvi vedere meglio, lo trasferisco sul piano di lavoro. Così lo vedete meglio. Come vedete, già è pronta. Quando è pronta? Quando non appiccica più le mani. È pronta. Fatta. Ora, che cosa facciamo noi? Mettiamo un po' di farina. Gli diamo un'ultima girata. E qui abbiamo il nostro stampo che io precedentemente... puliamo, che ho precedentemente oliato. Visto che mi è avanzata un po' di farina, anche se con le crostate non serve tanto imburrare gli stampi, perché contenendo tanto olio o tanto burro difficilmente si attaccano. Ora, questo è lo stampo e qui abbiamo la frolla. Ne prendo un pezzo e lo vado a foderare il nostro stampo. Forse è troppo, poi se serve aggiungiamo un altro. Faccio tutto con le mani, non uso il mattarello. Così. Non c'è nessuno a seguirci, siete pochi, perché sotto vendo scelto ve ne siete andati tutti in giro. Ma non fa niente, pochi ma buoni. Allora, io la sto facendo alta perché a me piace con tanta marmellata. Voi fatela a seconda dei vostri gusti. Se a voi piace sottile, mettete meno frolla, meno marmellata, e invece di alzare i bordi non li alzate, lasciatela bassa. C'è qualche domanda, qualche cosa? Tutto regolato. Tutto ok. Allora, questo è il guscio, alzatelo con le mani, come vedete non cade, non scende, non succede niente, rimane perfetto così. E qui abbiamo la marmellata, la confettura dell'anno scorso. Come vedete, io l'ho messa a colare un po' con la pasta per togliere il liquido in eccesso, se no in cottura va in ebollizione e straripa. Si dice straripa? Penso che sì. Aggiungiamo la confettura. La usiamo tutta, l'abbondanza non ha mai fatto carestia. La mettiamo bene fino ai bordi. Una bella marmellata. Sì, me l'ho fatta io come doveva essere, per forza bella. Sistemiamo bene. Abbiamo messa tutta e ora facciamo la griglia. L'appoggio un attimo qua. Prendiamo delle strisce di pasta, infariniamo un pochettino il piano da lavoro. Allora, voi, se a voi piace di meno sentire meno la pasta frolla, fate delle strisce più sottili. A noi con la confettura ci piace sentire anche la frolla, perché altrimenti è troppo stucchevole, perché è troppo dolce, è troppo piena di marmellate. Quindi io farò
le griglie un po' più spesse. Se però a voi non piace, vi piace il gusto della marmellata, fatele più sottili, colorite, mi fa ridere proprio. Ok, iniziamo dal centro e stacchiamo. Facciamo un'altra. Mi costata semplice, semplice per domani. Sì, veloce, veloce, semplice, semplice. Per chi non ha tanta voglia di stare tanto tempo dietro i fornelli, perché domani è la vostra festa, quindi è anche giusto che anche voi vi godiate la giornata. E quindi una crostata veloce, veloce e semplice, semplice. E adesso facciamo l'altra parte delle griglie, così. Vedete com'è semplice da lavorare, non ha bisogno di riposo perché non ha il burro e ha l'olio extravergine. Però, come ho detto prima, se non vi piace l'olio extravergine, utilizzate l'olio di semi. Arachidi? No, meglio girasole. Girasole. Sì. Facciamo un altro. E poi basta. La crostata in pochissimi minuti, come avete visto, è pronta. Così. E basta. Ora, con questa poi faccio qualcos'altro. La metto qui nella farina. Tolgo tutto, pulisco. E rifiniamo la crostata. Ok, che cosa facciamo? Con una forchetta andiamo a rifinire la crostata, così. O da questa parte della forchetta, così, con il rebbio della forchetta, o da questa parte per fare un disegnino diverso. Io, siccome ho fatto metà, ora faccio metà e metà, così. Questi bordi qui della giuntura con la base, abbassateli, altrimenti in cottura si bruceranno. Che maestria! Che patronanza di mestiere! Ok, la crostata è fatta. Velocità di esecuzione. Naturalmente potete aggiungere le noci, le mandorle, la buccia di limone, la buccia d'arancia, qualsiasi cosa voi preferiate. Io le noci e le mandorle, quando le aggiungo sulla base, così la base non si ammorbidisce tanto nella cottura e rimane più croccante, anche se questa vedrete che rimarrà croccante lo stesso, anche se non avete aggiunto le mandorle e le noci. Questo è tutto, se non ci sono domande, abbiamo fatto una diretta flash. Dimmi. Domande? C'è una ricetta da qualche parte? Sì, c'è nel link in descrizione nel post. Crostata di? Crostata con confettura di ciliegie e frolla all'olio extravergine di oliva. Okay. È pronta, adesso io la metto in forno, la cottura è a 180 gradi, forno statico, per 20-25 minuti. Naturalmente dovete sempre controllare come si fa a capire se una crostata è cotta, soprattutto con questo, con questa tortiera qui che non è trasparente. Basta guardare i bordi della crostata qui, questa parte qui. Quando questi bordi della crostata sono diventati più scuri e quindi sono cotti, la crostata anche dalla parte di sotto è cotta e quindi, se serve, accendete per 2 secondi il grill. Se non serve, è fatto, perché se usate la modalità statico non servirà. Se usate ventilato, invece di 180 gradi, fate 170 gradi per 20-25 minuti lo stesso. Però occhio se fate ventilato, perché si potrebbe bruciare la marmellata. Tutto qui. E poi, andando in ebollizione, la marmellata potrebbe fuoriuscire un po' e sporcare la crostata, che non è niente di grave, solamente per l'aspetto, però per il sapore è buono uguale.
E quindi è tutto qui. Va bene? Ok, è stato un piacere stare di nuovo con voi. Abbiamo fatto una diretta così veloce all'improvviso. Ci vediamo la prossima volta. Grazie sempre a Domiziano, che è sempre così gentile. Ci vediamo la prossima volta. Ciao Mattias. Ciao a Grazie. tutti, buona serata e buona festa della mamma a tutte le mamme, brave mamme. Ciao! Ciao.